Avete mai veduto costruire una casa? Io tante qua a Richieri e ho pensato, ma guarda un po' l'uomo che è capace di fare. Mutila le montagne, ne cava pietre, le squadra, le dispone le une sulle altre. E quello che era un pezzo di montagna è diventato una casa. Io, dice la montagna, sono montagna e non mi muovo. Non ti muovi, cara, e guarda l'acqua e i carri tirati dai buoi. Sono carichi di te, di pietre tue. Ti portano in carretta, cara mia. Credi di startene costii? E già sei mezze 2 miglia lontano, nella pianura. Dove? Ma in quella casa là, non ti vedi? Una gialla, una rossa, una bianca, a due, a tre, a quattro piani. E i tuoi faggi? I tuoi noci, i tuoi abeti, eccoli qua, a casa mia. Vedi come li abbiamo lavorati bene? Chi li riconoscerebbe più in queste sedie, in questi armadi, in questi scaffali? Tu, montagna, sei tanto più grande dell'uomo, anche tu faggio, e tu noce, e tu abete. Ma l'uomo è una bestiolina piccola, sì, che ha però in sé qualcosa che voi non avete. A star sempre in piedi, vale a dire dritta su due zampe soltanto, si stancava. A sdraiarsi per terra come le altre bestie, non stava comoda e si faceva male, anche perché, perduto il pelo, la pelle è diventata più fina. Vide allora l'albero e pensò che se ne poteva trar fuori qualcosa per sedere più comodamente. E poi sentì che non era comodo neppure il legno nudo e lo imbottì. Scorticò le bestie soggette, altre ne tosò e vestì il legno di cuoio. E tra il cuoio e il legno mise la lana. Ci si sdraiò sopra beato. Ah, come si sta bene così! Il cardellino canta nella gabbietta sospesa tra le tende al palchetto della finestra. Sente forse la primavera che si approssima? Ahimè, forse la sente anch'esso, l'antico ramo del noce da cui è tratta la mia seggiola, che al canto del cardellino ora scricchiola. Forse si intendono con quel canto e con quello scricchiolio, l'uccello imprigionato e il noce ridotto a seggiola. Luigi Pirandello, uno nessuno 100.000.